Vorrei darvi le mie prime impressioni su questo affare. Comprai questo detergente intimo per la novità, non ne ho mai provato uno, ma è un prodotto che mi lascia interdetta. All'interno ci sono 250 ml di prodotto ed esce come una schiuma, non come una mousse, io la definirei più una schiuma. Di certo è un prodotto che non fa per me, perché a me la schiuma dà l'impressione di non lavare. Ma se a voi la schiuma dà impressione di più igiene, allora ve lo consiglio. Il profumo è buono, su questo non ho nulla di negativo da dire. Il modo di fuoriuscita del prodotto è igienico perché non mettete all'interno del flacone le mani e viene fuori la quantità di prodotto giusta, senza sprechi. Io di questo uso tre pump e invece di quello classico in gel ne uso solo uno. Non so se effettivamente usare tre pump riduce la durata oppure no, perché esce poco prodotto con un pump. L'impugnatura del flaccone non è scomoda, se esso risulta asciutto e non scivoloso, quindi non sporco di prodotto, perché sappiamo tutti che il sapone rende le cose più scivolose. Il beccuccio invece che dispensa il prodotto, secondo me avrebbero dovuto farlo in modo diverso. Essendo così corto, il beccuccio manda più facilmente la schiuma sul flaccone, rendendo il flaccone scivoloso, che sulle vostre mani. Quindi, quando si prende il prodotto, il flaccone va tenuto inclinato, altrimenti cola sulla mano e ne rimane poco o niente. Non è un cattivo prodotto di per sé, ma non fa al caso mio. Poi, non so, questa è una mia prima impressione, può essere che me ne innamorerò e lo ricomprerò o ne delegherò l'uso. Io ho scelto questo rosa termale perché è rosa, la profumazione di questo è di rosa, e non saprei dirvi la profumazione degli altri detergenti di questa linea Nivea Acqua. Comunque la recensione e le mie prime impressioni sono finite, ciao alla prossima, vi rimando al mio prossimo video. Ciao!